gi 12 ben trovati buon pomeriggio col diretti in piazza con i giovani per protesta contro il bando per gli aiuti all'agricoltura una presa in giro rincalza ted di forza italia che presenta un'interrogazione al presidente della regione della giunta regionale Pigliaru. sandra sanna più che essere sostenuti nell'avvio del proprio futuro, i giovani si convincono a fare le valigie per lasciare la Sardegna. Questo l'amaro commento della Coldiretti sui fondi messi a disposizione dal piano di sviluppo rurale. I giovani appassionati di agricoltura che hanno risposto all'appello si ritrovano oggi con un'azienda compartita IVA avviata senza aiuti. Molti ex giovani, mentre attendevano di presentare le domande, hanno superato i 41 anni e quindi sono stati automaticamente esclusi. Le graduatorie del bando sono arrivate dopo dieci mesi, mettendo in difficoltà chi aveva creduto alle politiche di finanziamento, perché le domande accolte sono state una su quattro. A breve torneremo in piazza, dicono il Presidente e il Direttore di Coldiretti di Sardegna, Battista Cualbu e Luca Saba. Lo faremo con tanti giovani, che arriveranno a Cagliari con le valigie in mano, pronti per lasciare la Sardegna. Una vera e propria presa in giro, denuncia Ted. Per poter partecipare al bando, i giovani sono stati costretti ad aprire un'impresa agricola con partita IVA, iscrizione alla Camera di Commercio e all'Inps, passando così falsamente dallo stato di disoccupati a quello di imprenditori e occupati. Marco Tedde di Forza Italia precisa anche che quando le procedure di partecipazione sono state avviate, nonostante i fondi si fossero esauriti nei primi 15 minuti dall'apertura del portale, il bando è stato tenuto aperto per un altro mese ancora. Per questi motivi, con i colleghi del gruppo di Forza Italia, chiude l'ex sindaco di Alghero, ho proposto un'interrogazione a Pigliaru affinché spieghi le ragioni di questi ritardi e dica pubblicamente quali sono le misure che intende adottare per mitigare i danni causati. L'autorità di Sistema Portuale della Sardegna è volata a Londra per promuovere la destinazione Sardegna nelle crociere come destinazione unica. Il presidente dell'autority, Massimo Deiana, ha incontrato le compagnie e ha illustrato le novità sui maggiori scali portuali dell'isola. Ce ne parla Adriano Porquedo. L'autorità di sistema portuale sbarca a Londra per promuovere le crociere con un'unica destinazione Sardegna, primo meeting internazionale nella capitale del Regno Unito per l'Executive Partner Conference Forum di inizio anno organizzato dalla Cruise Line International Association, associazione di riferimento dei gruppi armatori croceristi. Destinazione Sardegna, spiega il Presidente dell'autority Massimo Deiana, ha già riscosso particolare apprezzamento per la molteplicità di soluzioni infrastrutturali e la varietà di pacchetti escursionistici da proporre alla clientela delle navi. Il forum è stato anche l'occasione per incontrare le compagnie, in particolare Costa Crociere, MSC e Silver Sea. Tra i principali attori della stagione turistica in Sardegna, con oltre il 50% di presenze sul totale degli scali registrati a Cagliari, Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres. Occasione anche per illustrare le novità degli scali portuali sardi. A Porto Torres firmato il decreto di conclusione della procedura di via per l'anteburale e quindi per il rilancio del porto civico con la messa in sicurezza e nuovi scavi. Novità anche per Olbia, pronta al primo approfondimento del fondale della canaletta e delle banchine dedicate all'ormeggio delle crociere. Anche il Porto di Cagliari con interventi sulle banchine e progetti di riconversione dei Silos sul Molo Rinascita e Homeport. Port. L'appuntamento anale di CLIA a Londra aggiunge De Iana, oltre ad essere importante occasione di riflessione, analisi e studio delle dinamiche di mercato, si rivela momento strategico per fare promozione dei nostri scali. Le prime impressioni delle compagnie croceristiche sulla nuova destinazione Sardegna sono state più che positive, segno evidente che il sistema unico può dare ottimi risultati, soprattutto se accompagnato da interventi infrastrutturali strategici, quali quelli che stiamo avviando per prepararci al salto definitivo di qualità. Un piccolo festival tragicomico di musica, danza e teatro. Domani sera al Teatro Ferroviario di Sassari il primo spettacolo di tre alle ore 21. L'illogica inquietudine del palloncino. Sentiamo. L'Associazione Culturale Parabatula presenta DNA, un piccolo festival tragicomico, di musica, danza e teatro. Domani sera al Teatro Ferroviario, il primo spettacolo di tre alle ore 21 si metterà in scena l'illogica inquietudine del palloncino. Un racconto surreale, ironico e riflessivo che ha come protagonista delle donne che vivono il loro percorso denso di inquietudini all'interno di un luogo immaginario. Il tutto ambientato sullo sfondo di una casa abitata da palloncini. La allora, DNA è l'acronimo di, di Sacrania nucleotidi autoprodotti, e il senso di questa, di questa frase è un po' il, il senso del, del festival, cioè aver portato delle autoproduzioni di un livello proprio molto alto a livello nazionale e anche internazionale che eh, però hanno in comune il fatto di essere delle produzioni artistiche un po' fuori dal comune. Appuntamenti con la direzione artistica di Alessandra Mura e Manuel Atanasio, le cui produzioni artistiche sono nate dall'incontro tra artisti sardi e continentali in un processo di contaminazione ed evoluzione continua. È uno spettacolo di teatro danza, naturalmente con il Balletto del Mediterraneo, col quale collaboro da più di 30 anni, ed è uno spettacolo surreale in linea con, con il festival che si chiama L'Illogica Inquietudine del Palloncino. Okay. Vi aspettiamo! In occasione del Giovedì Grasso, gli ospiti di Casa Serena aprono i festeggiamenti del Carnevale 2018 con una serata a ritmo di danza. Stefania Rossi. Ieri sera a Casa Serena, in occasione del Giovedì Grasso, si è aperto il Carnevale 2018. Tra trenini, giri di valzer e di frittelle, gli anziani sono stati coinvolti in una serata all'insegna dell'allegria e del divertimento. Antonello Verdini ha lietato la festa con la sua selezione musicale e alcune rappresentanti della scuola di ballo di Wanda e Paolo si sono esibite per gli ospiti. Ancora una volta la struttura cittadina è luogo di incontro e condivisione tra generazioni e di promozione di scambio e di dialogo. L'evento aperto a tutti i cittadini, organizzato dal comune di Sassari in collaborazione con la COPAS, è il primo di questi dieci giorni di festeggiamenti. Gli altri appuntamenti di intrattenimento saranno per Martedì grasso, San Valentino e infine la pentolaccia di domenica 18 febbraio. Ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria. A tra poco. Bentornati in studio con la pagina sportiva. Prosegue il progetto Agitamus che vede protagoniste quattro classi turritane che scoprono il variegato mondo della disabilità e le sorprese che racchiude il provare questi sport. I Corribicheso. Il progetto Agitamus continua ad interessare quattro classi studenti turritani, due terze medie e due quinte delle primarie. La collaborazione è prestata dall'Istituto Comprensivo numero 2 di Amici Sebellieni di Porto Torres. La referente scolastica è l'insegnante Caterina Branca. Oggi parliamo della giornata dedicata al torbal e al baseball per non vedenti. Alessandro Essi, insegnante di scienze motori e allenatore di sport non vedenti, ha dedicato questa giornata ai ragazzi delle secondarie. Il progetto ha ricordato il torbal con pratica dello sport, un'ultima mascherina, a vivere la disciplina e ricordiamo ha vissuto un mondiale per nazioni lo scorso anno nella nostra isola. L'elementare invece hanno fruito la presenza di due grandi atleti non vedenti, Giuseppe Scano e Salvatore Cocco, e hanno provato sia il torbal che il baseball in maniera indoor e outdoor. Il progetto Agitamus è in itinere e avremo la possibilità di seguirlo nel suo svolgimento grazie alla collaborazione di Manolo Cattari e di Chiara Azzu. Focus aperto sui risultati del tennis tavolo Sassari che prosegue i suoi campionati. Nel servizio i prossimi appuntamenti in calendario. Vediamo. Riprendono i campionati di tennis tavolo con il giro di Boa nel girone di ritorno. Battuta d'arresto in Serie B contro il Pozzuoli per 5-2 con i punti dei sassaresi siglati dal tecnico giocatore Postole e da Baraccani. La prossima sfida a Muravera in cerca di punti salvezza. Compagine sassarese, sconfitta anche in Serie C a Monserrato per 6-0, in un campionato molto difficile, dove ogni partita è dal risultato per niente scontato. Nella D1 il tennistavolo Sassari vince ad Alghero e consolida il terzo posto. Infine, nella D2 si consolida il primato solitario con tre punti di distacco sulla seconda. Per tutti i risultati e gli aggiornamenti sulle squadre è consultabile il sito www.tennistavolosassari.it. Chiudiamo il servizio con uno scatto dedicato a Gianni Palmas della squadra dei Sassari, capolista in D2, in questa foto sul podio dei campionati italiani veterani del 2017. Era questa l'ultima notizia del nostro TG, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora. Prima di salutarvi vi ricordo che potete seguirci sui vostri smartphone o tablet su wifi tv.tv, .tv, sulla pagina internet www.canale12.it o ancora sui social Facebook, Instagram e YouTube. Il prossimo appuntamento con il TG è come sempre questa sera alle 19.45. Io vi ringrazio di essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.